Si è concluso questa sera l'appuntamento con Versanti, è stato un percorso degustativo per assaporare le denominazioni del consorzio Etna DOC. Attraverso le tipologie Etna Bianco DOC, Etna Rosato DOC ed Etna Rosso DOC, abbiamo cercato di approfondire quella che è l'Etna del vino. Un percorso molto interessante, ricco di esperienze, umanità, racconti personali e familiari. È stato un contenitore molto ampio dove oltre al vino ci hanno dato tantissimo le persone che hanno voluto condividere con noi questa esperienza e questo viaggio. Chiudiamo quindi qui da Sicania in Gardemillage che ci ha ospitato nelle 3 tappe di Versanti con l'auspicio di ritrovarci presto. I Versanti sono un luogo geografico, ma i Versanti siamo anche noi, tutti noi che accogliamo con un calice di vino, Versanti nel senso di participio presente del verbo versare e come simbolo di grande accoglienza e inclusione dell'Etna. Io mi chiamo Clara Schwarzenberg e ho creato con Diego Taranto 2 anni fa l'azienda agricola Barbanaccoli. Barbanaccoli è il nome della vallata dove si trovano le vigne, di cui abbiamo ripreso la coltivazione 2 anni fa. Sono vigne di circa 40 anni che sono sempre state curate nel rispetto di quello che oggi si chiama le norme biologiche. Facciamo 6 vini diversi, 2 bianchi, 2 orange, un rosso e la Malvasia delle Lipari Bassito. Il nostro obiettivo è di tradurre il nostro spettacolare territorio in bottiglia. Siamo a Salina, che è un'isola vulcanica, quindi dalla sua mineralità in tutti i nostri vini, anche il iodo e la sapidità. E lavoriamo principalmente con il vitigno Malvasia delle Lipari, del Cataratto, un po' di zibibbo e di insolia lasciate sparse di qua e di là, perché tutte le vigne sono state impiantate in patchwork, ma veramente in patchwork intracciato. È molto poetico, dà molte sfide questa maniera, questo impianto tutto insieme. Per il rosso lavoriamo con Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, un po' di Nero d'Avola e il Corinto Nero. Ah, certo. Per gli orange lavoriamo unicamente in anfore di terracotta che vengono dall'azienda che si chiama Tava, che fa le anfore le più spesse di tutta Italia, perché abbiamo scelto di non interrare le anfore per favorire la loro perfetta pulizia. Abbiamo un territorio che è veramente splendido e forse il nostro lavoro è di non guaiare questo quadro perfetto che ci dà la natura. Cerchiamo sempre ad avere il dialogo il più giusto tra noi e la natura nei campi e tra di noi e il vino in cantina, cioè fare il meno interventi possibili, però farli giusti e con una grande precisione.